magari pomeriggio o sera. Comunque, ciao Antonio e ciao a tutti, intanto, in attesa di conoscersi dal vivo. Innanzitutto, grazie. Qui in fianco a me, magari Antonio vi ha già detto qualcosa su di me o su di noi, qui in fianco a me c'è Mirko Gasparotto, che è il cofondatore della community Oda Buongiorno, e buongiorno. è un imprenditore qui è un imprenditore, un grosso imprenditore e appassionato della formazione. Ora siamo molto contenti abbiamo fondato una community di cui avete ricevuto il materiale e tutto, e nell'ultimo anno abbiamo pensato di portare la nostra esperienza fatta al Nord Italia con la community anche in altre città italiane, dato che avevamo molte richieste. Abbiamo aperto Vicenza, Roma, Napoli, Catania e che cosa ci rimane? Ci rimane la Sicilia, scusate, Catania, Sicilia, la Sardegna e Cagliari. E ho chiesto ad Antonio ci conosce bene, ho chiesto ad Antonio se un supporto, un aiuto, una collaborazione su questo progetto che sta avendo grande, grande successo. Antonio è rimasto entusiasta e ha voluto parlarne con voi. Quindi questo video poi è per voi, per comunicarvi la nostra contentezza di poter venire in Sardegna e poter fare questo passo di apertura della nostra community anche lì. Mirko, che Ma cosa vuol dire? se venite vedrete una community di imprenditori assolutamente inedita, una community molto efficace, ormai veleggiamo attorno ai 250 imprenditori, quindi anche consistente da un punto di vista numerico, eroghiamo un tipo di informazione utile all'imprenditore e all'impresa. Cioè, diamo valore aggiunto a voi e alle vostre imprese, potremmo essere dei buoni booster per le vostre attività imprenditoriali. Questo è successo per molti, quella sera ve le faremo vedere, video testimonianze, abbiamo diciamo un sacco di dichiarazioni di quello che è l'effetto. Noi amiamo molto un concetto che è quello della call to action, cioè quello di ricevere informazioni e poi fare azioni nelle nostre vite professionali, nelle vostre aziende. Alessio ed io abbiamo creato questo format assolutamente fuori dai canoni della formazione, difatti noi non facciamo formazione, ma invitiamo l'imprenditore a un'esperienza totalizzante, cioè un'esperienza che lo coinvolge completamente e lo sviluppa anche come uomo. Ed è per questo che non usiamo sistemi tipo Vanna Marchi o dichiarazioni sensazionali che potrebbero andare bene per un certo tipo di persone che guardano il web. A noi interessano imprenditori veri, voi che avete imprese, voi che avete dipendenti, collaboratori, voi che avete responsabilità sociali, voi che avete una necessità assoluta di trovarvi con altri imprenditori e condividere. Questa è la cosa che succederà il 26 di ottobre a Cagliari. E proprio per questo, no? Io conosco il progetto Clubhouse ancora quando era solo nella mente di Antonio e che me ne parlava. E quando lui mi ha detto che lo stava realizzando, ho visto che OSA e il progetto Clubhouse potevano veramente incrociarsi assieme e io penso che possiamo portare valore l'uno all'altra, a entrambe le realtà. Per cui noi a voi come partner, no, del progetto Clubhouse per portare nuove aziende, farvi diventare un polo a Cagliari di studio, un polo di incontro, di relazioni, di network con altri imprenditori e voi a noi perché siete sul territorio, conoscete le persone, conoscete le aziende, sapete come relazionarvi a loro e avete dei contatti diretti che potete, a cui potete invitare, presentare anche la nostra community in modo che possiamo fare un progetto assieme. Io penso che in due si può arrivare fino a un certo punto, ma se siamo di più possiamo arrivare molto più lontano e fare cose molto più grandi e molto più impattanti sul territorio, in questo caso sul territorio sardo. Quindi noi abbiamo l'appuntamento il 26 ottobre, quindi è dal pomeriggio, quindi sarà un bel incontro, una bella serata. L'hotel adesso non ricordo il nome, Antonio lo sa, comunque quello vicino all'aeroporto. Ci conosceremo lì, vedrete. Toccherete con mano la nostra concretezza che vi ha espresso Mirko benissimo con quanto detto prima. Va bene, ci Grazie, vediamo in sala il grazie. 26 di ottobre. Ciao. Spesso, buona giornata.